Riparte la stagione del Vespa Club Levador di Rivarolo con la tradizionale benedizione a San Giacomo. Sì, non poteva mancare, siamo al 21esimo anno della nostra fondazione, come tutti gli anni è benedizione d'obbligo, come si dice, Vespa benedetta, Vespa protetta. Niente, che devo dire, come ogni anno ci si ritrova, si cerca di abbinare la benedizione con qualcosa di culturale. Quest'anno approfittiamo, andremo al santuario di Ozegna, dove quest'anno cade il 400° anno dall'apparizione della Madonna e siamo riusciti ad abbinare la cosa, faremo un giro culturale. Cioè, si cerca sempre di abbinare cultura e divertimento. Una bella giornata, siete davvero tantissimi. Sì, giornata molto bella, speravamo in due gocce d'acqua anche noi, ci abbiamo provato, ma niente, non è possibile. Fantastica giornata e sono convinto che come al solito andrà tutto bene. Qui Don Raffaele ci impartirà la sacra benedizione, speriamo di avere un anno pieno di soddisfazioni. Sarà un momento anche per ricordare il nostro presidente onorario mancato giusto un anno fa, Zerbini Renzo, a cui dedichiamo sempre dei momenti di attenzione. In quanti siete qua questa mattina? Oggi siamo in 160, tutti caldi, pronti, insomma siamo tantissimi, ce n'è un po' tutti i paesi del Canavese, Leni, Chivasso, Torino, tantissimi di Cornier, Rivarolo, la stragrande maggioranza, insomma siamo variegati e raccogliamo un po' tutte le realtà del canavesane. Parte la stagione, avete già qualcosa in programma? Sì, abbiamo un calendario fitto, quest'anno come ogni anno, persino troppo fitto. Dopo questa benedizione partiremo con il raduno a Mirabello Monferrato, poi andremo ad Asti, Carmagnola, Sivabiella, Novara, insomma tutti i club organizzano il loro evento e noi andiamo a partecipare e così facciamo proprio la stagione, la facciamo piena. Sì, sì, sì.